Sicuramente da un certo punto di vista può essere letto in maniera positiva perché comunque diciamo se da un lato appunto si può pensare, no, che gli aumenti delle violenze, soprattutto sessuali, ai danni di giovani donne forse possono suggerire a qualcuno un aumento effettivo dei casi, ma da un altro punto di vista questo può significare proprio un aumento di consapevolezza, un aumento di informazione, un aumento dei processi di sensibilizzazione che comunque sul territorio probabilmente stanno funzionando e sul fatto che c'è una maggiore capacità, una maggiore capacità proprio di individuare anche i luoghi, i servizi a cui rivolgersi e una maggiore fiducia probabilmente negli stessi, perché il problema principale nelle denunce o nel dire di aver subito una violenza sta nel passaggio successivo, nella vittimizzazione secondaria che purtroppo è un fenomeno molto diffuso proprio a causa della scarsa formazione, degli operatori dei diversi servizi, soprattutto purtroppo nell'ambito giudiziario.